chiaramente noi come ordine dei chimici abbondantemente sempre annualmente, ma c'è una tradizione, cerchiamo di organizzare un convegno che possa prendere spunto dalle attualità. La chimica, secondo me, quella che è la nostra visione, la visione dell'ordine, non è soltanto una questione accademica, non è soltanto una ricerca finalizzata ad altri ideali, ai massimi sistemi di accordo, ma è qualcosa di vita pratica. E allora l'ordine, più di una scuola clinica italiana, si occupa della vita pratica. Ad Aprilia, certo, insomma, il titolo di questo convegno va, non va in ordine alfabetico evidentemente, va probabilmente in ordine di priorità di territorio. Aprilia ha molte aziende che trattano rifiuti e in una a luglio c'è stato questo incidente che ha visto due vittime, sul quale chiaramente un'istruttoria in corso, ci sono delle indagini, tutti ci auguriamo che portino la verità su tutto quello che è accaduto, ma che di fatto ci dimostrano che delle criticità ci sono in questi impianti, o di gestione o di aziende che comunque entrano negli impianti a fare dei trattamenti particolari e comunque vanno risolte. Noi viviamo la criticità degli odori, fortissima, sul territorio, nella quale il vostro ordine può essere di fondamentale contributo. Nell'ultimo Consiglio Comunale di Aprilia è stata votata all'unanimità di tutti i partiti e i movimenti civici presenti una mozione che chiede con forza alla Regione di legiferare per quanto attiene il problema degli odori, che potrebbero essere collegati alla sicurezza della salute, anche no, però di fatto inficano il benessere delle persone che lavorano e vivono a prossimità di questi impianti. Io sono qui in rappresentanza della mia amministrazione comunale per imparare, per capire, perché poi sono tempi in cui il politico non può permettersi di fare la sua teoria, ma deve capire le decisioni che prende, quali ricadute hanno, che tipo di collaborazione ci può essere con i tecnici. Per cui sono veramente lieta che sia stato organizzato questo convegno, sono qui per capire cosa possiamo fare per collaborare, perché il fine di tutti, almeno per il capo settore, è quello di avere un ambiente sano, vivibile, sicuro per i lavoratori e per i cittadini che si trovano a vivere. Nel caso di Aprilia, proprio al ridosso degli impianti, sono impianti autorizzati quasi tutti in emergenza rifiuti e quindi a metri, a poche decine di metri dalle situazioni. Parliamo di indagini ambientali, parliamo di incidenti sul lavoro che quindi sono collegati alla violazione della norma. È chiaro che il tema della professione di campo assume una centralità nel sistema giudiziario quando si tratta di valutare prove di potere. Ma prima di andare a analizzare come il giudice valuta una prova di tipo tecnico, che è un aspetto sul quale io mi intratterrò nella seconda parte di questo mio intervento presso servizio, infatti presso la Corte di Cassazione, sono proprio componente della terza sezione penale, della sezione che probabilmente saprete si occupa della legislazione speciale e in particolare della legislazione ambientale, proprio perché di quella prevenzionistica competenza che condividiamo con la quarta sezione penale. Quindi sotto questo aspetto vediamo parecchi casi giudiziari, centinaia, abbiamo appena depositato la sentenza 50.000, siamo nei primi del mese di dicembre, noi abbiamo una statistica giudiziaria particolarmente consistente, perché la nostra Corte di Cassazione, in termini tecnici, sforna ogni anno mediamente 54-55 mila sentenze penali e circa 30 mila civili. Questo dà un'idea del contenzioso che il nostro sistema giudiziario ha, ovviamente quello di legittimità, annualmente da fare. E tra questi 55 mila casi di diritto della Argentina, parte affetta che riguarda la materia che ci interessa, la materia ambientale e la materia della sicurezza. Ci sono però qui le regole che sono indicate nel nostro codice, sono le poche e se diciamo purtroppo anche qui eccessivamente discrezionali. Non ve le voglio leggere, ma due passaggi sono necessari
devo necessariamente fare. Una delle, la prima, diciamo, quella che balza agli occhi è l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione al nostro codice di procedura penale, il quale prevede l'istituzione dell'albo periti presso il tribunale e ci dice che presso il tribunale è istituito un albo dei periti. Nell'albo, si affretta a dire il legislatore, peraltro con una modifica normativa che fu postuma rispetto al vario del codice di procedura penale, codice di procedura penale del 1988, e questa modifica normativa venne inserita nel 1991, precisa che nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relativa specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale e infine balistica, chimica, analisi e comparazione della pratica. Quindi c'è un panorama di professionalità presso un lato distribuito su ciascun comando del circondario, quindi ci pesca la professionalità che si renda necessaria per poter affrontare quell'indagine tecnica. C'è una possibilità di deroga a questo, prevista dal comma successivo. Il comma successivo dice chiaramente l'articolo 66: quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolga la propria professionale presso un ente pubblico. Questo quindi è una indicazione specifica da parte del legislatore che invita il giudice, e il fatto che non sia un obbligo è reso palese dall'espressione utilizzata, se possibile, designa un tecnico proveniente che presta servizio presso un ente pubblico. Questa a garanzia di una maggiore, diciamo, serietà nell'ottica del legislatore della consulenza o della perizia che viene posta in essere da parte dell'appartenente a un ente per dimostrare il dolo peraltro. E il dolo richiesto per quel tipo di reato, che comunque è un reato che va da 3 a 10 anni di reclusione, quindi comunque è un reato grave, quello per cui poi si perde qualche carica e si vengono revocate con deficienza, capito? Quel tipo di delitto, dicevo, si integra con il dolo per l'omissione della misura, non per aver trasformato in un profitto la mancata adozione della misura, non è necessario questo. E quindi, laddove vi sia la rappresentazione da parte del consulente della necessità di un certo tipo di corredo, di dispositivo, una valutazione fatta in un certo modo, e poi la modifica di quella consulenza, rientriamo esattamente nello stesso scenario. E anche lì c'è stato poi uno sciame di altri procedimenti verso il consulente. E quindi questo vuole essere solo un segnale di attenzione deontologico, ma anche con un rimembro importante dal punto di vista delle responsabilità penali in ordine a eventuali richieste di ammorbidimento, modifica o revisione. Una revisione ragionata, certo, è possibile, perché poi è possibile che una variabile del ciclo produttivo non sia stata tenuta in considerazione, è possibile che sia stata fatta una valutazione in termini di un rischio elevato perché si pensava uno standard di produzione all'80%, invece la produzione al 15%, e questo può generare un abbattimento del rischio, questo ovviamente sì, ma non semplicemente questo numero deve, questo rosso deve diventare giallo o verde. Dico un po' brutale, ma è con la tentazione per dato di esperienza di andare su fatti concreti, e poi però quando dovesse emergere una cosa di questo genere il problema si pone. Ancora qualcuno sto guardando, vedendo, che usa lo smartphone, l'iPad, ecco, è così che si dimostra il dolo. In passato questi reati non venivano contestati perché non c'era la possibilità giudiziaria di dimostrare il dolo. Oggi è molto più semplice, soprattutto perché l'autorità giudiziaria ha imparato che iscrivendo reati più gravi ha tutti gli strumenti di indagine possibile, cioè le intercettazioni. Peraltro anche l'omicidio colposo in materia di infortunistica oggi ha la pena massima fino a 7 anni, e quindi consente anche in quel caso di fare l'intercettazione. In quel caso il tema dell'intercettazione non è tanto una telefonica, voglio sperare che solo in alcune aree si dicono certe cose per telefono, ma insomma gli altri non lo fanno, però le email spesso dicono molto più di quello che io pensavo. 231, altra componente sanzionatoria. È ancora più importante con riferimento alle cosiddette semplificazioni o alla procedura semplificata.
Il decreto legislativo 231 è un sistema sanzionatorio che si è affiancato al sistema penale tipico ed è servito nell'attuazione di una direttiva comunitaria a evidenziare un profilo di responsabilità d'organizzazione, potremmo dire di debito di organizzazione, a carico delle persone giuridiche, delle società, degli enti. Ente può essere fuorviante perché non si applica a un ente pubblico. Ecco, il Consiglio dell'Ordine è immune da una responsabilità del genere per legge. Tutte le altre entità invece, prevalentemente le imprese, ma anche in qualche caso un studio professionale associato molto strutturato o anche un'associazione di volontariato, sono soggette a questa disciplina. In ambito europeo vi è una direttiva che ha imposto la definizione di una responsabilità sugli enti, quindi non solo come siamo abituati in Italia, la responsabilità penale e personale del singolo che ha fatto l'errore, piuttosto che l'omissione della nostra materia, ma anche della società nell'interesse del quale quel singolo abbia commesso quella violazione. Dal punto di vista antinfortunistico, peraltro lo stesso concetto è per quello ambientale, l'interesse della società non è quello tipico. Qualcuno ha corrotto perché così la società ha acquisito un nuovo appalto, facile, cioè un passaggio economico, direi, un vantaggio economico. Ma è anche il cosiddetto vantaggio gestionale organizzativo, cioè il semplice fatto di aver risparmiato l'emissione di un documento, banalmente perché in qualche caso possiamo fare un'autocertificazione o richiedere da un fornitore un'autocertificazione a condizione di non avere i rischi dell'allegato 11 del 381. Spero di non dire cose troppo specifiche, ma poi le semplifico. Ebbene, una di quelle c'è la presenza degli agenti chimici, una possibilità di quelle per le quali sia necessario un obbligo legale di sorveglianza sanitaria. Va da sé quindi che anche in un'organizzazione corretta che non fa da sé, si avvale del chimico, e il chimico però, attenzione, la reazione deve essere ben al di sotto della soglia di sorveglianza sanitaria, e così quello cambia l'assetto rispetto ai miei adempimenti. Capiamo bene come aver morigerato in barba alla verità, come chiamava giustamente il consigliere questa mattina, è un delitto. Ho fatto un errore di valutazione, è un errore, è comunque un delitto, fai qualcosa, se poi qualcosa fa male, l'ho fatta apposta, e questo magari si dimostra anche da uno scambio di corrispondenza sull'argomento, e allora cambiamo assetto. Dicevo, il 231, in un contesto del genere, applica una sanzione o prevede una sanzione a carico dell'impresa. Nella parte regolamentare, di particolare interesse per le nostre attività, sono il DPR 177 del 2011 per quanto riguarda gli ambienti confinanti alla gestione di inquinamento, qui purtroppo collegandosi proprio al titolo, e cioè aver citato quelle due tragedie nello spazio di qualche mese scarso, in un contesto dove esattamente quegli stessi eventi si continuano a ripetere, e questa, se posso, è la cosa che fa il peggio. Ma allora vuol dire anche che quelle centinaia, ma non tantissime, un centinaio circa, di sentenze di Cassazione di tutti gli anni sulla materia sono inutili. Se siccome la giustizia dovrebbe servire anche per fare deterrenza, per ricondurre a comportamenti corretti, e ancora non ci siamo riusciti, quindi vuol dire che bisogna trovare qualcos'altro. Però intanto purtroppo quelle ci sono, nonostante le regole, quindi l'applicazione delle regole e la produzione delle regole ancora non è così efficace dal punto di vista dell'abbattimento effettivo, e quindi non alla necessità della produzione. Gli incidenti, quelli di cui abbiamo parlato, molto spesso cadono lungo la filiera dell'appalto, e molto spesso, e qui mi ricordo invece alla tragedia di Molfetta, le 5 morti della cisterna ferroviaria, poi gli elementi di responsabilità non sono stati ricondotti solo all'errata valutazione del rischio chimico, in quel caso dell'interazione fra le sostanze residue presenti in quella cisterna, quindi gli utilizzi residui, diremo in termini ambienti confinati, e l'attività e il materiale giudiziario di cosa, ma nella scelta di un soggetto, quindi la definizione dei residui è un elemento molto importante. Ma sono alcune situazioni nelle quali ovviamente c'è una percezione immediata del rischio, e il rischio dello schiacciamento, il rischio del procedimento in cui le interferenze. Quando si prevede la fine dell'attività del ciclo produttivo alle ore 19.00 e l'inizio dell'attività manutentiva alle ore 19.00, non è stata fatta proprio un'ottima azione di prevenzione delle interferenze, perché è altamente probabile che, a meno che non abbiano sincronizzato gli orologi e ce li abbiano anche parecchi efficienti, non ci possa essere la sovrapposizione. E quando si discute di eventi o attrezzi leggeri come quelli tipici nelle imprese, dei rifiuti, un errore, una sfasatura di poco, può
può far sì che magari mentre la persona sta pulendo una valvola stellare, l'altro gli dia l'ultimo giro. Poi per fortuna ci sono degli dispositivi di sicurezza, penso un caso concreto, quindi questo ha dato luogo solo a delle lesioni personali corpose gravi, non all'omicidio corposo dal punto di vista processuale. Comunque qualcuno si è fatto male. Ecco, a volte fuori dalla fine di un processo qualcuno esulta e qualcuno no. E quando si esulta lato imputato vuol dire che è stato assolto. Certo che è contento, perché una persona normale di avere un processo penale, anche se per motivi colposo, felice non è. Il legislatore è abituato a lavorare sull'emergenza, questo purtroppo lo sappiamo. Prima storicamente ha lavorato sulla cosiddetta emergenza cantieri, quindi il cantiere è il luogo più pericoloso. Poi, dopo Molfetta, e direi soprattutto dopo che Molfetta ne sono morti altri quattro, sempre in un contesto analogo, allora finalmente è arrivato il DPR 177, cioè gli ambienti confinati. Ok, in realtà per il bravo datore di lavoro gli ambienti confinati già esistevano nella legge disciplinare, non parliamo di niente di nuovo sotto il sole, se non alcuni direbbero complicazioni dal punto di vista della scelta del fornitore, impatta soltanto nella funzione committente, perché sulla funzione datore di lavoro gli ambienti erano assolutamente già noti. Aggiungerei con un'enorme differenza, perché volendosi concentrare sugli ambienti confinati, negli ambienti confinati si è prescritto l'obbligo che anche il datore di lavoro debba essere, diciamo, protetto come i suoi dipendenti, sempre lato a patto. Il datore di lavoro di una impresa coinvolta nell'esecuzione di attività lavorative nell'ambito di un ambiente confinato è chiamato ad essere formato e informato al pari dei suoi dipendenti, cosa che invece altrimenti nessun altro datore di lavoro deve fare. D'altra parte, se pensiamo sempre a Molfetta, uno dei cinque morti era il datore di lavoro. Quindi in molti casi purtroppo è tanto necessario, perché quel soggetto non si è posto il problema, magari aveva fatto l'autocertificazione sulla propria